Benvenuto coach, Grazie. Benvenuto alla Pallacanestro Reggiana, benvenuto a Reggio Emilia. E così, si è già detto e scritto tanto, però ci tenevo a riepilogare la nostra scelta. E nel momento in cui sono stato nominato e insieme al nostro direttore generale che è qua con noi, Filippo Barozzi, abbiamo subito cercato di capire quello che potevamo fare in termini di guida tecnica. La prima scelta è stata quella naturalmente di cambiare la conduzione della nostra prima squadra e a quel punto c'era da capire quello che poteva essere il profilo migliore per noi. Ci siamo concentrati su due profili chiari, uno emergente e uno invece di una guida più esperta. All'interno di questi due profili però era importante avere delle caratteristiche che ci siamo imposti, ossia grande equilibrio per la nuova società. Ritenevamo che fosse necessario avere, al di là del talento, al di là della capacità di un tecnico, un carattere di equilibrio. E Antimo penso l'abbia dimostrato nelle sue esperienze professionali precedenti con davvero tantissima forza e con tanto equilibrio che l'ha portato poi ai risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Non solo equilibrio, ma anche tanta motivazione, ma bisogno di una figura, di un allenatore che venisse da noi e con il piacere di seguire anche un po' quelle che erano le nostre direttive, il nostro piacere di creare un nuovo corso. E questo per me era fondamentale perché, come vi ho già anticipato anche in altre occasioni, vorrei riportare un po' la società al centro un po' di tutto. Ecco, tutto parte per me, per quella che è la mia esperienza, dalla società, e il coach deve avere un ruolo chiave di capo reparto, come dico io, però deve essere sempre la società ad avere la responsabilità e riuscire ad impostare il lavoro, in questo caso dei prossimi anni. La preparazione è scontata, naturalmente, quando un allenatore alleni in Serie A ci arriva perché ha delle capacità. Antimo lo ha dimostrato, le sue squadre hanno sempre avuto una bellissima identità e lo abbiamo seguito anche quando aveva iniziato la sua carriera con Ravenna, è sempre andato in crescendo, dunque questo ci ha dato anche naturalmente l'idea tecnica di quello che poteva essere il suo profilo. Il contratto prevede 3 anni di insieme a noi, 3 anni di contratto con un'uscita unilaterale a favore del club alla fine della seconda stagione. Questo perché vogliamo davvero provare a voltare pagina da un punto di vista della gestione sportiva, vorremmo provare a costruire insieme a lui un corso stimolante, bello, speriamo anche vincente, che possa dar modo a Reggio Emilia di mantenersi tra le grandi di questo basket. Naturalmente partendo coi piedi ben saldi per terra, perché oggi il primo passaggio è quello di gettare le basi per il nostro futuro e prima di tutto dobbiamo ancora concludere l'operazione più importante, che è quella, chiamiamola così, del passaggio di quote da Stefano Landi agli altri 4 soci che lo affiancheranno nella prossima avventura. È un passaggio che ritengo i nostri consulenti stanno lavorando davvero e li ringrazio di questo giorno e notte. Speriamo di concludere entro la fine della prossima settimana. Questo sarebbe l'obiettivo che ci siamo dati, o altrimenti poco dopo, però diciamo che oggi questa è la chiave un po' per poi ripartire e iniziare a costruire concretamente il futuro della pallacanestro, della nuova pallacanestro, diciamo, della nuova compagine sociale. Io sinceramente mi fermo un attimo qua, seppure sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di domanda, di curiosità, e insomma mi fa molto piacere se posso rendervi utile a chiarirvi qualsiasi tipo di situazione. E a questo punto darei invece la parola a Antimo, alle sue prime emozioni, e oltre naturalmente a ribadirgli un benvenuto a Reggio Emilia e a rivolgergli il nostro più sincero in bocca al lupo per una esperienza coach che speriamo possa davvero essere di lungo corso. Prego. Allora, innanzitutto grazie per il benvenuto, ringrazio Alessandro Dalla Salda, ringrazio voi per essere qui e devo dire che sono molto, molto felice di essere qui. Arrivo in una società storica, una società che da subito ha manifestato stima nei miei confronti e quindi dai primi colloqui avuti sia con Dalla Salda che con Barozzi abbiamo immaginato quello che potrà essere un percorso per i prossimi 3 anni, partendo da presupposti ben definiti, con delle idee chiare,
e questo per un allenatore è sempre qualcosa di importante. C'è di base entusiasmo e voglia di iniziare un nuovo cammino, poi chiaramente vivendo di sport, vivendo di risultati, sono diciamo un elemento importante, spesso fondamentale, però credo che quando si parte con chiarezza, quando si parte con delle idee e soprattutto quando c'è l'entusiasmo, e questo entusiasmo l'ho percepito da parte della società, ce n'è tantissimo da parte mia, perché credo che Reggio Emilia sia un'occasione importante per me, quindi ho tantissima voglia di ricambiare la fiducia che mi è stata data con passione, con il lavoro, cercando di fare il lavoro al mio meglio, chiaramente in collaborazione con la società, in collaborazione con tutti coloro che contribuiranno, parlo di staff, parlo di giocatori, a quello che è un nuovo percorso e che, come diceva Dalla Salda, ci auguriamo sia un bel percorso. Allora, prego le domande, vi chiedo anche gentilmente se vi potete presentare con delle domande, così magari il coach inizia anche a conoscervi, poi avrà modo ovviamente e tempo. Buongiorno coach, Francesco Ferri, Gazzetta dello Sport. Io andrei un attimo all'inizio, diciamo, della storia, cioè le chiedo cosa probabilmente si è rotto inizialmente con la Fortitudo, nel senso che ha riportato in Serie A una società storica dopo tantissimi anni, ha fatto qualcosa insomma di appunto storico. E si è qualificato alle Final Eight, ha passato il primo turno, era amatissimo dai tifosi, quindi il suo percorso dal punto di vista tecnico è stato assolutamente impeccabile. E tant'è che forse noi, che eravamo un po' fuori da, diciamo così, Basket City, non ci aspettavamo, ecco, una rottura fra le parti. Quindi partirei da qui e poi dopo svilupperei magari altre tematiche. Grazie. Ok, allora sinceramente ti dico, credo che quello in Fortitudo è stato un percorso dove positivo, come giustamente detto, per quello che abbiamo fatto, però oggi, senza voler mancare di rispetto alla Fortitudo, oggi siamo qui e davanti a me ho un nuovo percorso, e quindi sinceramente oggi, essendo anche la mia presentazione qui alla Pallacanestro Reggiana, la mia attenzione è rivolta al futuro, è rivolta a questo nuovo percorso che ci aspetta. Credo che nella carriera di un allenatore, di un professionista, ogni step, ogni momento, ogni fase è importante. Quello che è accaduto conta poco, nel senso, ripeto, è un'avventura iniziata che si è terminata, e quindi adesso tutte le mie attenzioni sono rivolte al futuro e quindi alla Pallacanestro Reggiana. Linda Pigozzi, Gazzetta di Reggio. Raramente ho visto Alessandro guardare con tanto orgoglio un allenatore. Ho colto adesso uno sguardo molto, molto positivo. Per te, tutta questa fiducia che è stata messa in te in questo momento, è più un onore o un onore? Ma entrambi, nel senso che avere la fiducia per un allenatore è importante. So che poi la fiducia va guadagnata giorno dopo giorno, e quello è il mio obiettivo. Perché è giusto che poi le condizioni, le premesse iniziali vengano mantenute durante tutto il percorso, quindi so perfettamente che poi c'è tanto da fare, questo non mi spaventa, però è chiaro che partire con la fiducia e percepirla è un aspetto importante, ecco, mi dà forza, e credo che mi auguro che questa simbiosi sia poi la forza del nostro nuovo percorso. A livello di squadra, hai già fatto qualche valutazione, c'è comunque un parco italiani molto nutrito che andrà un minimo sul titolo. Allora, in questi giorni abbiamo iniziato le nostre prime valutazioni. Chiaramente siamo partiti un po' dal basso, quindi stiamo valutando un po' i tanti giovani che la Pallacanestro Reggiana, tanti giocatori interessanti che ha a disposizione, che ha cresciuto, che ha fatto maturare. E quindi la prima fase sarà quella di valutare questi giovani per capire quali di loro potranno essere importanti per noi, quali potranno entrare, diciamo, nel gruppo della prima squadra, quali nel gruppo di lavoro e quali invece magari sarà giusto
mandare a giocare per fargli acquisire comunque esperienze, per dargli la possibilità di avere magari un minutaggio in campo che possano contribuire, diciamo, al loro sviluppo, alla loro crescita. Successivamente continueremo le nostre valutazioni, però credo in questo momento la nostra attenzione è innanzitutto sullo staff, quindi stiamo cercando di valutare. Ieri ho avuto diversi colloqui per conoscere le persone che formavano lo staff dell'anno scorso e quindi adesso in questi giorni ci riaggiorneremo per definire lo staff perché giustamente la società vuole partire dal club, dallo staff e poi arriveremo con tranquillità a definire un po' e a cercare di capire con quale indicazione andare sul mercato. A proposito di questo, oggi il giornale del collega riportava Cassius Robertson, che dovremmo esserci. Allora, sul mercato oggi non ci siamo, mi spiego meglio. Il direttore generale e il coach stanno aggiornandosi e tutti i giorni, naturalmente, è il loro lavoro, devono, giustamente capire quelle che sono le varie dinamiche. Però ti posso dire altrettanto che in questo momento la priorità è riuscire a chiudere l'operazione sociale, ossia il passaggio di quote, le nuove cariche sociali e dunque dare una fisionomia chiara e anche formale al nuovo corso societario. Dunque fino a quel momento di sicuro, al di là di quelle che saranno le voci, che è anche giusto che vengano da voi riportate quotidianamente, perché poi l'interesse del pubblico, dei tifosi è quello, non ci saranno operazioni in entrata. Già da oggi pomeriggio, diciamo non da oggi, ma diciamo da questo fine settimana, invece, dopo che avremo parlato anche con tutti i giocatori attualmente sotto contratto, che hanno fatto con noi la stagione, invece inizieremo a muoverci in uscita. Ecco, questo sì, perché siamo un gruppo di, mi sembra, 10, Filippo, 10 giocatori professionisti sotto contratto, sono tanti. Come ha detto Coach Martino prima, dobbiamo capire in particolare i giovani come valutarli, anche invece i professionisti più esperti, che tipo di ruolo dargli o meno. Non siamo sul mercato in questo momento in trattative di chiusura, non ce lo possiamo neanche permettere. Prima di tutto dobbiamo chiudere, chiamiamolo il closing, va tanto di moda, e poi dopo faremo anche tutte le valutazioni e senza ombra di dubbio cercheremo di fare anche la squadra più competitiva che ci potremo permettere. Per oggi quelli sono nomi e per il momento restano tali. Poi Coach, hai esordito dicendo che avete già parlato con il direttore generale, con l'amministratore delegato, dei connotati e delle idee che dovrà avere il percorso. In linea generale, quali sono questi connotati e idee generali su cui vorrete impostare il percorso? Ma sicuramente gente entusiasta di condividere con noi questo percorso, motivata, gente che ha voglia di mettere in campo tutto quello che ha a propria disposizione, di crescere, magari anche di sbagliare, però di farlo con determinazione, gente che possa entrare nel cuore dei tifosi e non è semplicemente una frase fatta dal mio punto di vista, perché poi credo che i tifosi, al di là delle competenze, c'è una cosa che sanno sempre riconoscere, che è la che se la squadra e i giocatori in campo danno tutto. Ecco, quindi come idea mi piacerebbe ripartire da questo aspetto che non lo trovo assolutamente secondario a niente. E poi è chiaro che c'è uno sviluppo di quello che sarà un percorso tecnico, tattico, però ripeto, sono tutti elementi che secondo me arrivano in un secondo momento. La base è sempre la motivazione, la voglia di crescere, e quindi sicuramente al di là dei nomi su cui andremo a mettere la nostra attenzione, credo, parlando anche con la società, che questi elementi qui saranno degli elementi base da cui ripartire. Buongiorno, sono Gabriele Buongiorno. Tarelli di Reporter. Ci siamo conosciuti al Reverberi tra le forme di parmigiano reggiano. Stava e meglio. quindi non è la prima volta che abbiamo l'occasione di parlare. Io ti chiedo questo, le chiedo questo, lei viene da Macchia di Isernia, giusto? Isernia, Ah, Isernia, Isernia, Isernia. ok. Però le chiedo se c'è molto orgoglio molisano della sua terra, che è una terra che tutto sommato al basket, sì, mi sembra capobianco, sia molisano, ma non ha dato grandi personaggi. Quindi,
Le chiedo se c'è da parte sua, se sente l'orgoglio di rappresentare il Molise anche ai massimi vertici del sport nazionale. Sì, dai, diciamo che nel tempo, soprattutto quando sono arrivato in Serie A1, ho percepito un po' attraverso i social, attraverso magari qualche intervista in più rispetto al solito, comunque il fatto che tantissime persone mi identificano come, diciamo, un molisano che è arrivato al top, al vertice di una categoria, ecco. E quindi sicuramente questo motivo mi rende felice, soprattutto perché un po' mi ricorda il mio percorso, il fatto che sono arrivato in Serie A partendo dal Molise, per come sono fatto e per quanto mi riguarda è un motivo di vanto, e quindi mi dà un po' anche la forza e mi sostiene quotidianamente, perché comunque mi reputo una persona ambiziosa, spero di migliorare, credo che ogni giorno bisogna lavorare per migliorare, e mi auguro che il Reggio mi aiuti in questo processo, ecco. Poi le chiedo se nella sua carriera c'è stata una figura, un tecnico che l'ha particolarmente ispirata, è una sorta di stella polare a cui lei ha guardato, a cui si è ispirato, anche per far capire magari a chi la conosce meno che idea di basket, insomma, vorrebbe portare qui a Reggio Emilia. So che è una domanda molto, molto ampia e molto banale per certi versi, però per farsi conoscere un po' meglio. Allora, ti rispondo, non prendermi per matto, però sarà difficile riportare quello perché il nome che sto per farti è Obradovic, quindi adesso nel senso che è una figura per me, cioè, che guardo con ammirazione, perché è un allenatore che ha vinto tantissimo, un allenatore che nonostante i risultati e la fama allena con una cattiveria, passatemi il termine, unica, e quindi sicuramente è un allenatore che mi ispira. Se c'è una partita in Eurolega di una squadra di Obradovic, ecco, me la guardo molto più che volentieri, e quindi parliamo del top dei top, ecco. Quindi diventa rosso così anche lei o rete? Oddio, forse così rosso no, però mi agito anch'io abbastanza. In quei immaginiamo rari, quando un allenatore arriva in Serie A, un professionista che stacca dal basket, cosa fa Antimo Martino? Cosa ascolta? Cosa guarda? Come passa il tempo lì? Allora, io ho due bambini piccoli, 5-7 anni, quindi diciamo che negli ultimi anni il mio non basket, che a me è poco perché sono molto focalizzato, la componente familiare ogni tanto me lo ricorda, che diciamo ho questa bella o brutta tendenza di essere proiettato sempre sulla pallacanestro anche quando non sono in palestra. Diciamo che in questo momento cerco di dedicare tempo ai miei bambini, che vedo poco rispetto a quello che magari un papà che fa un lavoro più standard, diciamo, può fare, visto che soprattutto noi, a differenza di altri lavori, anche il weekend non ci siamo, quindi in questo momento cerco di fare il papà. Mi piace leggere, soprattutto biografie sportive, e una persona normale, mi piace avere rapporti con degli amici, una cena, nulla di, non ho hobby particolari, se la domanda voleva nulla di, ecco, di particolare. Io unendomi alla domanda del collega Gabriele Gallo, le chiedo se qual è l'ultima biografia sportiva che ha letto e se c'è spazio magari anche per il calcio. Sì, adesso sto leggendo quella di Ancelotti, Leader Calmo, che è un libro, ancora non l'ho terminato, però sicuramente interessante, di una figura, devo dire, particolare, perché anche Ancelotti è un allenatore che ha lavorato ad altissimi livelli in tantissime squadre, con un carattere ben definito, tranquillo, però allo stesso tempo un vincente, quindi Reggiano, ecco, e la consapevolezza che poi si può allenare, si possono gestire anche grandi campioni in tanti modi, l'importante è essere coerenti ed essere se stessi, ecco, questo è un po'
ripeto, non l'ho terminato, però il messaggio che mi sembra arrivare da quel libro lì, da quella biografia, è molto, molto importante. Torno alla sera del 5 gennaio di quest'anno, dove fu una partita molto particolare, insomma, ti ricordiamo anche per quello. E tra gli obiettivi che ha dichiarato della Sala c'è il ritornare in Europa. Quella partita tu hai sottratto di fatto a Reggio l'Europa. Sei consapevole? Sì, l'ho fatto apposta per arrivare qui. Hai un bonus, insomma, ci devi... Va bene, va bene. No, abbiamo l'idea chiara del percorso che vogliamo fare. Credo che adesso dobbiamo iniziare con umiltà, che non significa non avere ambizioni, quindi approcciarsi a quello che sarà la prossima stagione con l'idea di ricostruire un nuovo percorso, però ripeto, sicuramente con la voglia nel giro di pochi anni di ritornare a quello che un po' è il livello che la pallacanestro reggiana conosce. E, ripeto, l'importante è avere da domani, da adesso, la voglia di fare il meglio e di farlo il prima possibile. Se non ci sono altre domande, sono volentieri, lascio alle TV, prego. Mi era parso di capire anche dalle ultime parole dell'amministratore delegato della sala che l'orientamento in futuro sarà quello di cercare, diciamo, due leader tecnici, uno magari più nel ruolo degli esterni e uno più nel settore lunghi. Le chiedo, coach, se magari per quanto riguarda gli esterni, cioè, pensa eventualmente a un playmaker piuttosto che a una guardia, e vabbè, nei lunghi magari ha un fregolette 4 tattico piuttosto che ha un lungo in senso più classico, ecco. Allora, sinceramente, fino adesso ci siamo dati delle linee guida, non siamo entrati nel dettaglio né su profili ben definiti, ecco. Secondo me adesso ci sarà il tempo, ripeto, come diceva anche dalla Salda precedentemente, dobbiamo prima un po' valutare i giocatori sotto contratto, poi andremo un po' a valutare il mercato e cercare di capire solo in un secondo momento quali profili possano coincidere un po' con le idee che abbiamo. Quindi da questo punto di vista è un po' prematuro, non è che non voglio risponderti, però non siamo ancora a quel punto. Quindi collego loro un po' scritto, quindi però queste linee guida, dal punto di vista, se non abbiamo nomi, non abbiamo profili, però avete delle linee guida chiare. Sì, che sono? Beh, insomma, le abbiamo già dette. Sono legate alla vostra. Allora, se vuoi rispondo io, puoi rispondere anche Antimo. L'idea è quella di partire con un 5+5 come format, diciamo così, su una rosa comunque di 12 giocatori, di cui... diciamo undicesimo e dodicesimo, come ha detto il coach prima, partendo dal basso, così metaforicamente, ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile. Poi fare un'analisi dell'attuale rosa e degli attuali giocatori sotto contratto, perché ripeto, siamo a 10 giocatori sotto contratto, dopo Filippo vi farà con precisione anche nomi e cognomi, riuscire a fare una squadra che possa mischiare anche un'esperienza europea a un'esperienza, chiamiamola così, classica, di giocatori americani, e poi con il mercato andarla a completare con la giusta chimica. In questo il ruolo del nuovo allenatore sarà fondamentale. Noi abbiamo scelto Antimo Martino anche per la sua capacità in questi anni, seppure pochi e ad alto livello in A1 solo uno, però di costruire squadre con molta logica, con molta chimica tra di loro. Questo è un aspetto che lui stesso mi ha confermato gli piace. Noi metteremo a sua disposizione tutto il nostro supporto, però avendo perso anche il direttore sportivo, per nostra scelta naturalmente, e per sua, nel senso che abbiamo chiuso un ciclo importantissimo, per oggi il ruolo di Filippo è quello di uomo mercato, il ruolo del coach è anche quello di costruire,
insieme anche a Roberto Breviglieri, responsabile scout, la squadra migliore attraverso proprio gli incastri, attraverso la chimica, attraverso con grande pazienza questo tipo di situazione. Dunque la risposta spero sia esauriente, un format chiaro che parte valorizzando gli investimenti fatti da sempre sul settore giovanile, valorizzando le attuali risorse che abbiamo interne, naturalmente voltando anche un po' pagina, ecco. Con Antimo vogliamo davvero voltare pagina rispetto al recente passato e provare a fare una sfida nuova che all'inizio sarà molto ardua, però se quando guardi avanti nel breve e medio termine, come vogliamo far noi, cioè medio termine diciamo, sulle tre stagioni, questi sono sempre stati i nostri programmi, io penso che consolideremo e troveremo un equilibrio molto forte ad alto livello. Oggi però siamo all'anno zero di questo nuovo corso, anzi deve ancora iniziare, perché finché non avremo chiuso la nuova società è inutile oggi sbilanciarci troppo, però da lì in avanti sono convinto che faremo un lavoro molto importante che necessiterà però all'inizio anche di tanta pazienza, e questo, come dico sempre, non per mettere le mani avanti, ma perché conosco cosa voglia dire e possa significare costruire una squadra con un nuovo allenatore, con tanti giocatori nuovi, con davanti un campionato complesso come la Serie A. Dunque lì dovremo essere bravi, freddi, lucidi, avere pazienza e capire quelle che sono le cose da fare nel modo giusto. Ho due domande, se posso. Certo. La prima riguarda lo sponsor, a che punto siete nella ricerca eventualmente del partner. La seconda, nell'intervista che hai rilasciato a Basket Time, hai parlato, come diceva un po' anche Francesco prima, di un leader, no? E ti chiedo se confrontandoti con Barozzi, comunque con chi era già nella società la passata stagione, questo leader lo avete identificato in qualcuno già presente, o se invece quelle caratteristiche le dovete andare a cercare nel mercato. Ok, mi ripeti la prima domanda? Sponsor. Lo sponsor, ok. Allora, ripeto, magari potessi dirti oggi che ho già le idee chiare sui miei sponsor. Oggi dobbiamo chiudere questa operazione perché ci sono degli aspetti anche formali, dunque oggi devi presentarti con delle certezze nei confronti delle persone alle quali chiedi di investire nella pallacanestro reggiana. Abbiamo delle idee, di sicuro ci piacerebbe avere uno sponsor che creda come crediamo noi in questa progettualità, dunque pluriennale. E io penso che il main sponsor, la pallacanestro reggiana, l'ha sempre avuto, tranne una stagione, in tutta la sua storia. Dunque significa che ha sempre dato tanto anche alle aziende che hanno investito su di lei, e sono convinto che se avremo pazienza troveremo una bellissima azienda con la quale condividere i prossimi anni. Non è questo però il momento delle firme o di trattative calde. Dunque fate tutte le ipotesi che volete, il vostro lavoro, ma sappiate che in questo momento non c'è nulla di caldo. E dopodiché, Gabriele, mi dicevi il discorso del leader. Il leader, io ho fatto un discorso generale, un discorso nel quale credo, perché penso che le squadre vincenti, le squadre che abbiano una personalità chiara e che permettono agli allenatori di diventare dei grandi allenatori, abbiano sempre anche all'interno qualcuno che possa avere l'esperienza, possa avere la capacità di gestire i momenti più complicati e di suggerire a volte anche ai dirigenti, ai coach, quelli che sono le strade da prendere proprio quando ti si aprono davanti dei bivi cruciali nel corso di una stagione. Però questa è un'idea che vorrei avere e condividere, e in parte già condiviso col coach, sulla quale però mettere dei nomi che oggi non ci sono, e non ci sono, direi, con tutto rispetto, nemmeno sugli atleti che abbiamo in casa, per quel tipo di leader che intendo io. Ecco, poi abbiamo giocatori per fortuna anche molto bravi, però quello che dico io, che vorrei trovare lungo questo mercato, è una figura che oggi non abbiamo in casa. Prego, Francesco. Così vi chiedo, si parla molto bene di Diouf, qualcuno dice che potrebbe essere un po', diciamo, l'astro nascente, la nuova perla dopo tante scoperte in questi ultimi 20-30 anni della pallacanestro reggiana. Le chiedo un parere tecnico, avrà visto credo il ragazzo, e se ci si può aspettare un coinvolgimento, insomma, relativamente importante, ecco. Allora, sicuramente parliamo di un giovane molto interessante, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista, diciamo, tecnico, un giovane che ha tutte le qualità per approcciare alla nuova stagione con
con ambizione, chiaramente un giocatore che non si è mai confrontato con un contesto senior e quindi bisognerà anche metterlo nelle condizioni, intendo creargli una struttura che possa supportare il suo inserimento. Il desiderio della società, con cui condiviso anche con me, è quello di provare il prossimo anno a ritagliargli uno spazio. Poi l'entità di questo spazio, come sempre, poi dipenderà dal campo, dipenderà dal ragazzo, dipenderà da noi, dipenderà da tanti fattori, però sicuramente c'è l'idea iniziale di immaginare per lui uno spazio, e quindi da questo punto di vista sicuramente è nei nostri pensieri, ecco, è un giocatore che stiamo considerando. Ok, subito a ruota le chiedo quale ruolo invece potrebbe avere Leonardo Candi, quello magari un po' di specialista in tutti i ruoli dei piccoli, diciamo dall'1 al 3, se invece lo vede più regista, ma mi sembra che ormai la sua carriera vada forse nella direzione, insomma, che ho detto all'inizio. Chiedo a lei. Ma credo che Candi abbia, innanzitutto è un giocatore molto moderno per fisicità, per atletismo, è un giocatore che probabilmente balla tra la posizione del play e della guardia, è un giocatore che secondo me può ricoprire entrambi i ruoli, è un giocatore che con dei giocatori complementari e funzionali anche alle sue caratteristiche, secondo me può fare bene, un giocatore su cui il club ha investito, su cui crede, quindi è uno di quei giocatori su cui l'anno prossimo contiamo, e quindi sono molto fiducioso da questo punto di vista. Discorso poeta invece, altro giocatore sotto contratto? Ma come ho detto prima, adesso andiamo per gradualità, stiamo analizzando i giovani a disposizione, i giovani che hanno costruiti dalla società, nati qui, poi passeremo ai giocatori sotto contratto e solo in un terzo momento, con dei numeri iniziali, andremo ad approcciarci al mercato successivo. Avrei una domanda per te, Alessandro. Qual è stato l'ostacolo che hai incontrato nel cercare di convincere i soci a entrare in questa avventura? C'è stato qualcosa che li frenava? Cos'era? Beh, quelli che sono entrati, per fortuna non ho avuto problemi. No, insomma, è logico che non tutto è stato fatto dopo il primo incontro, però diciamo che le quattro persone che hanno già firmato il loro impegno sono persone che hanno apprezzato l'idea soprattutto di dare continuità a una società storica della città, per certi versi anche un'eccellenza, diciamo così, per tutto quello che è stato fatto, in particolare nella gestione di Stefano Landi, proiettata in Europa, proiettata a grandi vittorie, grandi traguardi, anche a sconfitte brucianti, ma sempre al massimo livello. Dunque lì non ho avuto tanti problemi. E ci sono stati invece tanti imprenditori che non sono riuscito ad agganciare, e in quel caso è una serie di cose. Cioè, solitamente l'imprenditore si avvicina più facilmente alla sponsorizzazione, dove dice ti aiuto, contribuisco, però non voglio sapere di quello che è una gestione operativa che poi coinvolge anche le proprie famiglie, le pressioni, la stampa, i tifosi. Cioè, ecco, quello che ho trovato, se vogliamo fare un'analisi generale, è a volte una certa preoccupazione da parte degli imprenditori reggiani a esporsi, ad essere in prima linea, a condividere in prima persona una responsabilità che naturalmente ti mette in vetrina, ti mette in una situazione pubblica di grandissimo interesse. Questo in altre città viene visto come un privilegio, qui viene visto come un senso di responsabilità che spesso porta anche grandi imprenditori finanziariamente fantastici, molto solidi, a non entrare, a non scendere in prima linea. È un po' una caratteristica anche della nostra città. Questa forse è la prima cosa, il primo vero ostacolo che probabilmente ha paralizzato, non paralizzato, ha bloccato alcuni imprenditori a entrare.
L'altro, in particolare in un paio di casi, uno è il Covid, ossia il riuscire ad aver convinto o comunque portato a un passo dall'entrare in società alcuni imprenditori che davanti all'esplosione di questa pandemia hanno, diciamo così, fatto un passo indietro per proteggere le proprie aziende, i propri investimenti, un po' spaventati da quello che questa pandemia ha creato in termini di crisi economica per le loro aziende. Insomma, quando siamo partiti forse ho avuto un attimo che un'altra azienda o due, soprattutto una, ero convinto ormai di avere in tasca, invece attraverso l'esplosione del Covid ha dovuto a malincuore rinunciare. Speriamo però che col tempo le porte, che sono tra l'altro sempre aperte, possano far sì che altri imprenditori si avvicinino alla Pallacanestro Reggiana, a questa comunque penso bellissima avventura. Tu mi dirai che sono pochi, ma io invece ti chiedo, non sono tanti 5 soci? Il compito che avrai tu non sarà facile, perché sarai tu che a un certo punto dovrai fare da collante tra tutti. Ma guarda, non voglio dire gestore, perché non sta bene, sarebbe una mancanza di riguardo nei loro confronti, però sai. Hai ragione, è anche vero che un po' di esperienza me la sono fatta, entrai in società seppure con dei ruoli molto più semplici, di meno responsabilità, che addirittura i soci erano 11, poi scendemmo a 8, poi a 3 e poi ho avuto la fortuna invece di avere un monosocio per tantissimi anni della qualità di Stefano Landi e anche di tutta la sua famiglia. Saluto Federico in fondo alla sala con piacere, perché per me sono state stagioni straordinarie con lui, suo fratello, sua madre. Cioè, è davvero un privilegio poter lavorare come mi è stato permesso e concesso. Detto questo, però, se sono qua è anche perché oggi la nuova sfida è questa, professionale per me, riuscire a dimostrare di poter essere un manager di, diciamo, affidabile, capace anche con tanti soci, non solo con un monosocio, dove la fine era diventato per me tutto davvero a occhi chiusi, ci conoscevamo, e la grande sfida di oggi invece è far mantenere la Pallacanestro Reggiana in alto gestendo 5 soci. Di solito nei salvataggi più soci ci sono e meglio è. La difficoltà, come hai giustamente detto te che sei di esperienza ormai come me, è proprio gestire più soci. Però questa oggi è la sfida, deve essere tale, abbiamo persone differenti, abbiamo un manager, abbiamo degli imprenditori, dei giovani imprenditori, è davvero una compagine che si è trovata con chimica, con il piacere di stare insieme, anche stasera faremo una bellissima cena tutti insieme, insomma sta iniziando, dove presenteremo il coach, sta iniziando a prendere forma bene questa società. Come in tutte le cose, saranno i momenti di crisi che determineranno quanto questo gruppo potrà stare insieme. Perché finché le cose vanno bene, siamo tutti bravi. Dove è stata sempre la nostra forza negli anni? Nei momenti di crisi, non nei momenti che andavano bene le cose. Questo è stato un po' l'insegnamento che mi ha sempre trasmesso Landi. Ogni volta che abbiamo avuto delle crisi o una retrocessione o una mancata promozione, cioè il giorno dopo eravamo già a guardare a 2-3 anni avanti. Ecco, se riusciremo a essere così anche con questi soci, ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Un'altra domanda, scusa, mi allaccio. Certo. Non aiuta di certo l'incertezza che c'è relativa alla LBA del prossimo anno, no? Sia per gli spettatori, per i diritti TV, quando ti approcci a un imprenditore, immagino che anche queste domande, questi elementi pesino. Ecco, visto che immagino che tu, Barozzi, partecipiate anche alla vita della nascitura LBA, ti chiedo qual è il tuo punto di vista e soprattutto se ci sono delle novità. Guarda, è vero, tutto sta cambiando alla velocità della luce, ma io anche con i nuovi soci sono stato molto chiaro, avevo impostato 3 anni di bilanci, di budget, e oggi questi numeri valgono tutto il contrario, perché non sappiamo ancora se avremo il pubblico, dovremo vedere la defiscalizzazione, dovremo vedere il credito d'imposta sulle sponsorizzazioni, però questa è anche la bellezza di questa sfida, che vuole guardare un po' più avanti di questa prossima stagione. Io sono molto fiducioso, per esempio a livello di aziende, a livello di sponsor, non subito ma col tempo sono fiducioso che troveremo tanti partner. Sono molto preoccupato sul pubblico, che per Reggio Emilia è una fonte di ricavo clamorosa, però è anche vero che guardando in positivo ogni giorno i contagi stanno calando e se aprono i cinema, come dicono un po' tutti, se aprono i teatri, insomma qualcuno anche nei palazzetti ce lo metteremo dentro. È logico che questa è una stagione molto complessa, molto faticosa,
lo sarà sia da un punto di vista operativo, da un punto di vista gestionale, anche da un punto di vista economico-finanziario. Bisogna essere pronti, bisogna essere anche molto pazienti. Se tu hai fretta oggi fai e puoi sbagliare anche, parlo penso al mercato, ne parlavo anche col direttore generale ieri che abbiamo avuto un incontro, oggi un giocatore può costare tanto e poco. E non è semplice buttarsi oggi, perché fra 15 giorni casomai li possono diminuire le squadre del campionato, cioè è presto, bisogna avere pazienza, questo un po' di esperienza penso di averla, e oggi a costo di perdere qualche affare dobbiamo star fermi in un angolino e aspettare cosa succede, perché se vengono a calare delle squadre, per molti giocatori vengono a calare anche dei posti di lavoro, dunque il mercato può trovare per noi un vantaggio dal punto di vista delle offerte, dei contratti degli atleti. Questa pazienza dobbiamo averla, perché siamo obbligati ad averla. Oggi è troppo presto, comunque la preoccupazione c'è, ma c'è anche tanto fiducia che potremmo a medio termine far molto bene. Ragazzi, siamo qua, dopo non dite che non voglio rispondere. Ok? Se non ci sono altre domande, lasciamo ai colleghi. Ultimissimo, chiudere col coach. Io ho letto che è stato un giocatore di buonissimo livello, le chiedo che... Non esageriamo. Sì, sì, dai. Sì. Che ruolo era? Ero guardia play. Ma Candy? Sì, dai, come Candy. Meno atleta di Candy. Quali erano le sue caratteristiche? Cioè, play... Ma un buon tiro e credo una buona visione di gioco, dai. Che non è male, eh. Al massimo faccio allenatore e giocatore. No, player coach, c'era. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo, naturalmente rimaniamo a disposizione delle televisioni, di coloro che avranno ulteriori curiosità, e davvero grazie, perché in un momento così essere anche presenti così tanti per noi è sinonimo proprio di quanto interesse ci sia intorno alla società. Grazie ancora. Grazie a tutti.